Libro del profeta Michea. Michea, capitolo primo. La parola dell'Eterno che fu rivolta a Michea, il morascita, ai giorni di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e che egli ebbe in visione intorno a Samaria e a Gerusalemme. Ascoltate, o popoli tutti, prestate attenzione, o terra, con tutto quello che è in te. E il Signore, l'Eterno, sia testimonio contro di voi, il Signore dal suo Tempio Santo, poiché, ecco, l'Eterno esce dalla sua dimora, scende e cammina sulle alture della terra, e i monti si struggono sotto di lui, e le valli si schiantano come cera davanti al fuoco, come acque sopra un pendio». E tutto questo per via della trasgressione di Giacobbe e per via dei peccati della casa di Israele. Qual è la trasgressione di Giacobbe? Non è Samaria? Quali sono gli alti luoghi di Giuda? Non sono in Gerusalemme? Perciò io farò di Samaria un mucchio di pietre nella campagna, un luogo da piantarci le vigne. Ne farò rotolar le pietre giù nella valle, ne metterò allo scoperto le fondamenta. Tutte le sue immagini scolpite saranno spezzate, e tutti i salari della sua impudicizia saranno arsi col fuoco, e tutti i suoi idoli io li distruggerò, raccolti col salario della prostituzione, torneranno ad essere salario di prostituzione». Per questo io farò cordoglio e urlerò, andrò spogliato e nudo, manderò dei lamenti come lo sciacallo grida lugubri come lo struzzo, poiché la sua piaga è incurabile, si estende fino a Giuda, giunge fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme. Non l'annunziate in Gat, non piangete in Acco. A Bet-Lefra io mi rotolo nella polvere, passa, vattene, o abitatrice di Shafir, in vergognosa nudità. Non esce più l'abitatrice di Zahanan, il cordoglio di Bet-Ezel vi priva di questo rifugio. L'abitatrice di Marot è dolente per i suoi beni, perché una sciagura è scesa da parte dell'Eterno fino alla porta di Gerusalemme. Attacca i destrieri al carro, abitatrice di Lachis. Essa è stata di principio del peccato per la figlia di Sion, poiché in te si sono trovate le trasgressioni di Israele. Perciò tu darai un regalo da Dio a Mereshegat, le case d'Aksib saranno una cosa ingannevole per il re di Israele. Io ti condurrò un nuovo possessore, o abitatrice di Meresha, fino ad Adulan andrà la gloria di Israele. Tagliati i capelli, raditi il capo a motivo dei figlioli delle tue delizie, fatti calva come l'avvoltoio, poiché essi vanno in cattività lungi da te. Michea, capitolo secondo. Guai a quelli che meditano l'iniquità e macchinano il male sui loro letti per metterlo in effetto allo spuntare del giorno, quando ne hanno il potere in mano. Agognano dei campi e li rapiscano, delle case e se le prendono, così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. Perciò così parla l'Eterno. Ecco, io medito contro questa stirpe un male al quale non potrete sottrarre il collo, e non camminerete più a testa alta, perché saranno tempi cattivi. In quel giorno si farà su di voi un proverbio, e si canterà un lamento, e si dirà: è finita. Noi siamo interamente rovinati. Egli passa ad altri la parte del mio popolo. Vedete come egli me la toglie? I nostri campi li distribuisce agli infedeli.
Perciò tu non avrai più alcuno che tiri la cordicella per fare le parti nella radunanza dell'Eterno. Non profetate, vanno essi ripetendo, anche se non si profetizzano tali cose, non si eviterà l'ignominia. O tu che porti il nome di casa di Giacobbe, è forse l'Eterno pronto all'ira? È questo il suo modo d'agire? Le mie parole non sono esse favorevoli a colui che cammina rettamente? Ma da qualche tempo il mio popolo insorge come un nemico. Voi portate via il mantello di sopra la veste a quelli che passano tranquillamente, che tornano dalla guerra. Voi cacciate le donne del mio popolo dalle case che sono la loro delizia. Voi rapite per sempre la mia gloria ai loro figlioletti. Levatevi, andatevene! Perché questo non è luogo di riposo a motivo della sua contaminazione, esso vi distruggerà d'una distruzione orrenda. Se uno andasse dietro al vento e spacciasse menzogne dicendo «Io prenderò per te vino e bevande forti», quello sarebbe l'oracolo di questo popolo. Io ti radunerò, o Giacobbe, ti radunerò tutto quanto. Certo io raccoglierò il rimanente di Israele, io li farò venire assieme come pecore in un ovile, come un gregge in mezzo del suo pascolo. Il luogo sarà affollato d'uomini. Chi farà la breccia salirà innanzi a loro, essi faranno la breccia e passeranno per la porta e per essa usciranno, il loro re camminerà davanti a loro e l'Eterno sarà alla loro testa. Michea, capitolo terzo. Io dissi: ascoltatevi, prego, o capi di Giacobbe, e voi magistrati della casa di Israele, non spetta a voi conoscere ciò che è giusto? Ma voi odiate il bene e amate il male, scorticate il mio popolo e gli strappate la carne di sulle ossa. Costoro divorano la carne del mio popolo, gli strappano di dosso la pelle, gli fiaccano le ossa, lo fanno a pezzi come ciò che si mette in pentola, come carne da mettere nella caldaia. Allora grideranno all'Eterno, ma egli non risponderà loro in quel tempo, egli nasconderà loro la sua faccia, perché le loro azioni sono state malvagie. Così parla l'Eterno in riguardo ai principi che travino il mio popolo, che gridano pace quando i loro denti hanno di che mordere e bandiscono la guerra contro a chi non mette loro nulla in bocca. Perciò vi si farà notte e non avrete più visioni, vi si farà buio e non avrete più divinazioni, il sole tramonterà su questi profeti e il giorno s'oscurerà su loro, i veggenti saranno coperti d'onda e gli indovini arrossiranno, tutti quanti si copriranno la barba perché non vi sarà risposta da Dio. Ma quanto a me, io son pieno di forza, dello spirito dell'Eterno, di retto giudizio e di coraggio, per far conoscere a Giacobbe la sua trasgressione e a Israele il suo peccato. Deh, ascoltatevi, prego, o capi della casa di Giacobbe, e voi magistrati della casa di Israele che aborrite ciò che è giusto e pervertite tutto ciò che è retto, che edificate Sion col sangue e Gerusalemme con l'iniquità. I suoi capi giudicano per dei presenti, i suoi sacerdoti insegnano per un salario, i suoi profeti fanno predizioni per denaro e non di meno s'appoggiano all'Eterno e dicono: «L'Eterno, non è Egli in mezzo a noi? Non ci verrà addosso male alcuno». Perciò, per cagion vostra, Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine e il monte del Tempio un'altura boscosa. Michea, capitolo quarto. Ma avverrà negli ultimi tempi che il monte della casa dell'Eterno si erigerà
sopra la sommità dei monti e si innalzerà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Verranno delle nazioni in gran numero e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno e alla casa dell'Iddio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli sarà giudice fra molti popoli e sederà come arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non leverà più la spada contro l'altra e non si impareranno più la guerra. Sederanno ciascuno sotto la sua vigna e sotto il suo fico senza che alcuno li spaventi, poiché la bocca dell'Eterno degli eserciti ha parlato. Mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome dell'Eterno del nostro Dio in perpetuo. In quel giorno, dice l'Eterno, io raccoglierò le pecore zoppe, radunerò quelle che s'erano scacciate e quelle che io avevo trattato duramente. Di quelle che zoppicano farò un resto che sussisterà, di quelle scacciate lontano una nazione potente. E l'Eterno regnerà sul loro sul monte Sion, da allora in perpetuo. E tu, torre del gregge, colle della figliola di Sion, a te verrà l'antico dominio, il regno che spetta alla figliola di Gerusalemme. Ora, perché gridi tu così forte? Non v'è egli alcun re dentro di te? Il tuo consigliere, egli perito che l'angoscia ti colga come di donna che partorisce? Soffri e gemi, o figliola di Sion, come donna che partorisce, poiché ora uscirai dalla città, dimorerai per i campi e andrai fino a Babilonia. Là tu sarai liberata, là l'Eterno ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Ora molte nazioni si sono radunate contro di te, le quali dicono: sia profanata, e i nostri occhi si pascan della vista di Sion. Ma esse non conoscono i pensieri dell'Eterno, non intendono i suoi disegni, poiché egli le raduna come mannelle sull'aia. Figliola di Sion, levati, trebbia, perché io farò che sia di ferro il tuo corno, che le tue unghie siano di rame, e tu triterai molti popoli, e consacrerò come l'interdetto i loro guadagni all'Eterno e le loro ricchezze al Signore di tutta la terra. Ora, o figliuola di schiere, raduna le tue schiere, ci cingono d'assedio, colpiscano con la verga la guancia del giudice d'Israele. Michea, capitolo quinto. Ma da te, o Betlehem, Efrata, piccola per essere fra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore di Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi e ai giorni eterni. Perciò egli ti darà in man dei loro nemici fin al tempo in cui colei che deve partorire partorirà, e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figlioli di Israele. Egli starà là e pascerà il suo gregge con la forza dell'Eterno, con la maestà del nome dell'Eterno del suo Dio, e quelli dimoreranno in pace, perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra, e sarà lui che recherà la pace. Quando l'Assiro verrà nel nostro paese e metterà il piede nei nostri palazzi, noi faremo sorgere contro di lui 7 pastori e 8 principi di fra il popolo. Essi pasceranno il paese dell'Assiro con la spada, e la terra di Nimrod nelle sue proprie città, ed egli ci libererà dall'Assiro quando questi verrà nel nostro paese e metterà il piede nei nostri confini.
Il resto di Giacobbe sarà in mezzo a molti popoli come una rugiada che viene dall'Eterno, come una fitta pioggia sull'erba, le quali non aspettano ordine dell'uomo e non dipendono dai figliuoli degli uomini. Il resto di Giacobbe sarà fra le nazioni in mezzo a molti popoli come un leone fra le bestie della foresta, come un leoncello fra i greggi di pecore, il quale quando passa calpesta e sbrana senza che alcuno possa liberare. Si levi la tua mano sopra i tuoi avversari e tutti i tuoi nemici siano sterminati. E in quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che io sterminerò i tuoi cavalli in mezzo a te e distruggerò i tuoi carri. Sterminerò le città del tuo paese e atterrerò tutte le tue fortezze. Sterminerò dalla tua mano i sortilegi e tu non avrai più pronosticatori. Sterminerò in mezzo a te le tue immagini scolpite e le tue statue, e tu non ti prostrerai più davanti all'opera delle tue mani. Io estirperò di mezzo a te i tuoi idoli d'astarte e distruggerò le tue città, e farò vendetta nella mia ira e nel mio furore delle nazioni che non avranno dato ascolto. Michea capitolo sesto. De ascoltate ciò che dice l'Eterno. Levati, perora davanti a questi monti e odano i colli la tua voce. Ascoltate, o monti, la casa dell'Eterno, e voi saldi fondamenti della terra, poiché l'Eterno ha una causa col suo popolo e vuol discutere con Israele. Popolo mio, che t'ho io fatto? In che io t'ho travagliato? Testimonia pure contro di me, poiché io ti trassi fuori dal paese d'Egitto, ti redensi dalla casa della schiavitù, mandai davanti a te Mosè, Aaron e Maria. O popolo mio, ricorda dunque quel che Balac, re di Moab, macchinava e che cosa gli rispose Balaam, figliolo di Beor, da Sittim a Gilgal, affinché tu riconosca il giusto procedere dell'Eterno. Con che verrò io davanti all'Eterno e mi inchinerò davanti all'Iddio eccelso? Verrò io davanti a Lui con degli olocasti, con dei vitelli d'un anno? L'Eterno gradirà egli le migliaia dei montoni, le miriade dei rivi d'olio? Darò il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il peccato dell'anima mia? O uomo, egli t'ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi ciò che è giusto e che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio? La voce dell'Eterno grida alla città, e chi ha senno avrà riguardo al tuo nome. Ascoltate la verga e colui che l'ha fatta venire. Vi sono ancora nella casa dell'empio dei tesori empiamente acquistati? L'efa scarso che è cosa abominevole? Sarei io puro se tollerassi bilance false e il sacchetto dei pesi frodolenti? Poiché i ricchi della città sono pieni di violenza, i suoi abitanti preferiscono menzogne, la loro lingua non è che frode nella loro bocca. Perciò anch'io ti colpirò, ti produrrò gravi ferite, ti desolerò a motivo dei tuoi peccati. Tu mangerai ma non sarai saziato, e l'inanizione rimarrà dentro di te. Porterai via, ma non salverai, e ciò che avrai salvato lo darò in balia alla spada. Tu seminerai, ma non mieterai. Tu pigerai le olive, ma non ungerai d'olio. Spremerai il mosto, ma non berrai il vino. Si osserveranno con cura gli statuti di Omri e tutte le pratiche della casa di Acab, e voi camminerete seguendo i loro consigli, perch'io abbandoni te alla desolazione e i tuoi abitanti ai fischi, e voi porterete l'opprobrio del mio popolo. Michea capitolo settimo. Ahimè,
Ch'io mi trovo come dopo la raccolta dei frutti, come dopo la racimolatura quando è fatta la vendemmia. Non v'è più grappolo da mangiare. L'anima mia brama in vano un fico primaticcio. L'uomo pio è scomparso dalla terra. Non c'è più fra gli uomini gente retta. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue. Ognuno fa la caccia al suo fratello con la rete. Le loro mani sono pronte al male per farlo con tutta cura. Il principe chiede e il giudice acconsente mediante ricompensa. Il grande manifesta la cupidigia dell'anima sua e ordiscono così le loro trame. Il migliore di loro è come un pruno, il più retto è peggiore di una siepe di spine. Il giorno annunziano delle tue sentinelle, il giorno della tua punizione viene e allora saranno nella costernazione. Non vi fidate del compagno, non riponete fiducia nell'intimo amico. Guarda agli usci della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo seno, poiché il figliuolo svillaneggia il padre, la figliuola insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, e i nemici d'ognuno sono la sua gente di casa. Quanto a me, io mi rivolgerò e guarderò verso l'Eterno, spererò nell'Iddio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare di me, o mia nemica, se sono caduta mi rialzerò, se seggo nelle tenebre l'Eterno è la mia luce, io sopporterò l'indignazione dell'Eterno perché ho peccato contro di Lui finché Egli prenda in mano la mia causa e mi faccia ragione. Egli mi trarrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. Allora la mia nemica lo vedrà e sarà ricoperta d'onda, lei che mi diceva: dov'è l'Eterno il tuo Dio? I miei occhi la mireranno quando sarà calpestata come il fango delle strade. Verrà giorno che la tua cinta sarà riedificata, in quel giorno sarà rimosso il decreto che ti concerne, in quel giorno si verrà a te dalla Siria fino alle città d'Egitto, dall'Egitto sino al fiume, da un mare all'altro e da monte a monte, ma il paese ha da essere ridotto in desolazione a cagione dei suoi abitanti, a motivo del frutto delle loro azioni. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità che sta solitario nella foresta di mezzo al Carmelo. Pasturi esso in Basam, in Galaad, come ai giorni antichi, come ai giorni in cui uscisti dal paese d'Egitto. Io ti farò vedere cose meravigliose. Le nazioni lo vedranno e saranno confuse, nonostante tutta la loro potenza, si metteranno la mano sulla bocca, le loro orecchie saranno assordite, leccheranno la polvere come il serpente, come i rettili della terra usciranno spaventate dai loro ripari, verranno tremanti all'Eterno, al nostro Dio, e avranno timore di te. Qual Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra le trasgressioni del residuo della tua eredità? Egli non serba l'ira sua in perpetuo, perché si compiace d'usar misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, si metterà sotto i piedi le nostre iniquità e getterà nel fondo del mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fino dai giorni antichi.